Leo Comics. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, sciocari. Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Come potete vedere qua da alle mie spalle, siamo a Leo Comics a Parco Leonardo di sabato. Oggi è sabato, dove vi faccio vedere qualche intervista. Andiamo a rompe palle prima a qualche cosplayer che sta qua, già ne ho adocchiati un paio, ma ovviamente raga, non prima che vi siete come al solito iscritti al canale, attivate la campanella, mettete un like, commentate, fa tutte le cose che deve fare sempre. Dai, che oggi andiamo un po' a rompere palle come al solito. E così oggi faccio un po' delle domande un po' più cringe, diciamo. Quindi, come potete vedere, qua siamo a Leo Comics e mo andiamo a rompere palle al primo cosplayer. Aspetta, che stavolta succede? Il microfono funziona. Funziona, stavolta funziona. L'altra volta ho fatto il rosso, ha detto no, perché non so se ti funziona. E se non lo sapete, raga, andate a vedere il video precedente che vi metto qua sopra in descrizione. Ma a figura di merda. Bellissimo. Stavolta sì. No, quindi tu l'altra volta, raga, andatela a vedere, perché lui l'altra volta era il re. Hai fatto, ma stai a fare la collezione, fammi capire. Tutti ce l'hai, tutti, pure il rosa. Io la prossima volta te volevo vedere col pink range, con la gonnella così te volevo vedere. Anche quello se serve, non ci sono problemi. Con la gonnella. Ma ti assicuro che ce l'ho, il casco già è pronto. Già, il casco adesso, e tutto il resto piano piano, raga. Un mutuo piano piano e facciamo tutti i costumi. Ecco, qua c'ha pure le forchette. Questa è buona per fare la spaghettata, giusto? Sì. Questa è proprio questo, quando vai al ristorante te manca la forchetta i spaghetti a carbonara, pi questi e ti giri ca carbonara. Che altro l'ho fregata d'acqua, man, questa. Questa l'hai fregata d'acqua, man, è vero, vedi? Sì, questa è proprio quella di acqua. Ma senti, come te chiami? Che l'altra volta loro non ti hanno sentito, come te chiami? Allora, io mi chiamo Gino, su Instagram siamo IT Family Cosplay. Ok, perché Family? Perché stai con la famiglia, fai cose. Esatto, c'è mia moglie e c'è anche mia figlia. Ma no, pure qua stanno, no, qua stanno qua. Fare shopping però. Se te stanno a svuotare la carta di credito, se stanno a svuotare. Senti, il rosa non va avanti, capisci? Perché se sta la moglie che te ciuccia i sordi, è certo. Senti, io con sta cosa vado un po' a inforcare quella di cospe che stanno là. Andiamo, via pure tu, via. Qua ho visto che c'è sta pure sta montagna dei muscoli. Che tu sei Spider-Man. Sì, assolutamente. No, ho mangiato il ragno. Hai mangiato il ragno? Ma sto mantello, sì, mamma mia, com'è che fai? Io sono Batman, fai, giusto? È così. Sono Batman. Senti, come te chiami? Fabio. Fabio, ma Stimu è tutta roba tua, zio, c'è sta imbottitura qualcosa sotto? Di vero, c'è qualcosa di finto, c'è. Poco e poco, raga, sì. Tocca a voi scoprirlo, scrivetelo qua sotto nei commenti. 50 e 50. Ecco, 50 e 50. Senti, ma l'hai fatto tu o è roba cinese questa? No, non è roba cinese, è roba francese. Roba francese. Qui, oui, oui, monsieur. Oui. Je suis Batman. Senti, com'è? Me porti in groppa a volà. Mi porti in groppa a volare. Come dico ai bambini, non posso volare qui dentro. Non puoi volare, sennò qua spaccamo. Esatto, no, sì, sennò esatto, spaccamo tutto, sì. Raga. Quindi, raga, iscrivetevi al canale. Poi se vedete volare. Dai. Insieme a Spider-Man che vola così, c'è sta pure. No, era Spider-Man. Sì, mi ha detto che è Spider-Man. Mi ha detto, vedi, c'è sta lì. Se sta a fare foto, se sta a fare. Qua invece c'è sta Batman. Certo, versione femminile. È Batgirl. Questa è Batgirl, giusto? Certo, assolutamente. Aspettate, scusate. Sì, spam che è qua. E quindi, come te chiami? Allora, io sono Batman Wonder. Batwonder? Certo. Esatto, Batwonder. Scusa, devo modificare. È la prima volta che vieni qua. Certo. È la prima volta che lo fanno. Quindi tu c'hai il frontino che te che o butti così o butti. C'è presente tipo Sailor Moon? Sì. Lancio uguale. Fai cristallo di luna. Luna e fai il com'è che va? Va cristallo di luna così. E poi lancio. E o lanci. Sto caprone. Ah no, qua è lui il caprone, raga, è lui il caprone. Com'è? Ma questo è il martello di Thor, questo. Thor! Ti sei messo questo. Chi sei tu, Barbarossa? Chi sei, il pirata Barbarossa? Vedi?
Sono Horn di League of Legends. Horn di League of Legends, non lo so, io ti chiamo Barbarossa. Vabbè. Raga, scrivetelo qua sotto nei commenti se avete capito chi è. E io c'ho il martello De Thor, questo è De Thor, l'hai rubato a Thor. Qua il cucciolo? Qua c'è sta quello più gonozzi, questo io ce l'ho piccolino, Tu okay, allora io uso quello più grande. Tu sei quello più grande, usi, senti, come te chiami tu? Oh, aspetta. Marco. Tu te chiami Marco, ma sta roba sì, l'hai fatta, tu l'hai fatta. Allora, fammi capire. È stata commissionata da mia carissima amica, perché io purtroppo al lavoro non ho tempo per... Non c'è tempo manco per cagare al lavoro. Bravissimo, no, quindi non si può fare sta roba. E chi è sta persona? Così gli famo pubblicità. Allora, si chiama Lab Raven Craft. Valeria. Vale, ragazza, la conoscete? Scrivetelo qua sotto nei commenti. E qua c'è sta il corno che quando. Questo che fai? Tu suoni o ci metti a birra e tu bevi? Vuoi che facciamo una suonata? Ah, io può suonare? Può suonare il corno? Può suonare. Raga, momento così, diciamo, che suona il corno, suona. Faccio una doppia suonata? Fai la doppia suonata. Pare le vacche quando stanno al campo. Questo, eh? Ah, questo è il corno dei vacche, sì, quindi fa rumore de vacca. RL. Senti, io con sto martello già ho visto un paio. Quando gli vado a sfracciare la cosa, gli vado moto sul collo. Sul collo, se no non funziona, giusto? No. Se non funziona. Raga, e quindi dato che mo stiamo a rompere palle ai cosplayer, rompo le palle pure a lei. Che se stava a fare il TikTok, se stava a fare. Come te chiami su TikTok? Così teniamo. The Weird Lara. Come? The Weird Lara. The Weird Lara, raga, andate a seguire su TikTok. Sì, cioè, con sto sfondo fighissimo. Se vedi? C'è i entrambi. Com'è il tuo personaggio? Dimmi. Putavo di Genshin Impact. The Genshin Impact, ancora campano i cosplayer di Genshin Impact. È da un po' che non li vedevo, diciamo. Il tuo cosplay, come si chiama il tuo personaggio? Utau. Utau? Sì. E che fa? Utau. 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 Sì, ma la mossa del tuo personaggio, che fa? La caratteristica principale com'è? Tipo. Che fa? Così più o meno. Così, e i nemici si mettono paura e se ne vanno. Così, diciamo. Scappano. E volano via. Senti, fa la mossa insieme a me. Com'è quella che fa? Raga, ma che dentista sei andata? L'hanno incarcerato il dentista tuo. Ne vuoi uno? No. Comunque noi vestiti da iene, in Italia c'è qualcosa che non va. Ma questi sono scoppiati di testa. E tu con sto ciuffo, quanto vai con sto ciuffo? Fino a ieri si staccava. Si stacca. Quindi mo se lo tocco si stacca. Spero di no. No. Cosa rabbia? Questa non avete vista, questa è la cornuta, questa è la cornuta. Non esserlo. Anche vedi, è a momento, può essere la cornuta e no. Colgo l'occasione per invitarti ufficialmente a cena. Club cornuti. No, a cena a Lucca Comics nella casa più esclusiva di Lucca. Dei cornuti. Raga, scrivetelo nei commenti se ci volete venire anche voi, perché tanto non lo so. Piazza Anfiteatro. Piazza Anfiteatro la famo. Quello è il cortile di casa mia. Quello è il cortile di casa sua, da cornuta, tutti cornuti. C'è sta pure c'è sta anarche cosplay. Se sono lui non ci sta né lei. C'è sta lui. Chi sei tu, zi? Dillo allora. Io sono la divina Eris. Conosciuta nell'ambito del cosplay tanti anni, senza voce oggi, ma oggi nelle vesti di un classico, perché faccio solo classici, un classico degli anni 80. Chi è? Una cantante con i capelli tutti rosa. Aspetta, fammi indovinare, Renato Zero. No. Zero. Non era una cantante con i capelli tutti rosa. Ogni tanto si metteva rosa. Era piumato. Ma non era un cartone animato. Cartone animato. Dai, sono della Hasbro. La Barbie, Barbie, raga, mo trova. Oggi è Barbie. Barbie era Mattel, io sono Hasbro. Tu sei Hasbro? Sono un'americana, nonostante la maggior parte dei personaggi siano giapponesi, io sono un'americana, si vede, no? Sono una stangona americana, un po' barbigiante. Sono Gem Gem, quella di Uomini e Donne, giusto? Gem, ho capito chi è Gem, ho capito. Senti, ma perché sto personaggio, Gem? Siamo tutti i personaggi degli anni 80 e 90. Anni 80, ho capito. Come ti chiami tu invece? Eris, raga.
quindi fa, ma ste unghie, ma so vere o so proprio vere? Questo è smart, non è ricostruzione, ti ho detto sono degli anni 80, sono proprio, è roba original, original, diciamo. Sto guanto raga a me piace, raga. Senti, ma sta cosa qua perché te sei messa ste, c'ha una capigliatura molto molto voluminosa, e quindi te sei messo pure ste cose in testa così per voluminizzare. Raga, è insieme a tutti sti cosplayer, c'è sta pure Ermicio Salem cosplay. Vedi come se incazza, ha capito subito. Senti, tu come ti chiami invece? Io Obanai. Tu invece? Mitsuri Carrogi. Ma perché sti personaggi? Tu col serpente, col biscione, tu col gatto. È una combo. Quanto è bello, raga. Focalizziamoci sul gatto, che è la cosa più bella. Come se Salem, sa quanti mesi ha? 6 mesi. Che carino, raga, scrivetelo nei commenti qua sotto se anche il vostro gatto sta buono così. Quanto sei carino, cucci, non metti il mozzico. Senti, e sto serpente, lui pure sta buono il serpente? Abbastanza, non sempre, però qualche volta sì. Minchia, ziga, la lingua. Chi sei? Oh, ma sto ragan 12-11. Oh, c'è sta sera, raga. Sempre. Se vedete i miei video, lui c'è sta sempre. Scrivetelo nei commenti. Quante fratello, volte un fratello, ormai lo conosco da 8 anni. 8 anni, me coglio, 8 anni che me sopporta. Oggi che personaggio te sei messo? Kaji di Evangelion. Di Evangelion, ragazzi, se lo conoscete scrivetelo nei commenti. E che fa sto personaggio? Di un po' a lui che fa il doppio, che non conosce. Fa il doppio giochista. E si bomba la più figa dell'anime. Lei è la più figa dell'anime. E tu invece come si chiama? Come si chiama la più figa? Beh, devo dire, non posso essere di parte. Cioè, vogliamo parlare di Misato, scusate. Cioè, c'ha pure la corona, cioè, mettete la corona da figa. Vedi? L'ho appena comprata da Tiger, sì. Modestamente. Come si dice, ma che ce l'hai d'oro? Effettivamente sì, ce l'ha d'oro. Sì. La corona. C'ha pure la Spider. Raga, ma con sta corona, vado proprio a cosare. Qua c'è sta pure Giacomo Sparro. Capitano Giacomo Sparro. Sì, comprendi? Giacomo Rondine, esatto. Sto pistolone qua. Quale dei due? Senti, come te chiami? Sono il Capitan Jack Sparrow. Ma sto coso qua, sto costume, da dove l'hai preso? Quale costume? Questo qua che c'hai addosso, sti vestiti che c'hai addosso. Da dove l'hai preso? Qua, un po' là, depredato un po' qui. Hai depredato un po' di altre navi, tipo cosate, vedi? Il cappello del capitano. Esatto. Com'è che fa? Porta in alto la mano? No. Segui il tuo capitano. No. Questa cosa qua. Ma senti, spiega un po' a loro che non te conoscono la personalità, che il tuo personaggio, che cosa è un personaggio, qual è, che fa? A lui che sta là, non te conosce. Non ha mai visto un tuo film, non l'ha mai visto. Dì, chi sei? Spiegagli. Sono un cretino che beve e un'altra che non mi ricordo. Beve. Giusto. Beve. Esatto. Senti, namo a depredare la nave, sta lì. Si beve. Namo. Ah, ci stanno, raga, ste due cecate. Come stanno due cecate? Due cecate, una cecata e cecata insieme. Uomini. Sono due uomini, raga, vedi? Vabbè, ognuno fa quello che gli pare, insomma, non è che mo stiamo a cosare. Senti, di due ne fate uno a sto punto, giusto? Sì. Di due ne fanno uno. Cioè, come si chiama il personaggio vostro? Kaya. Aveva fatto. Se sono sdoppiati e se sono cosati insieme. Senti, da dove viene il personaggio vostro? Genshin Impact. Perché avete scelto sto personaggio, raga? Perché lanci no, no, perché no. È un personaggio con un carattere un po' particolare in cui ci troviamo un pochino.
vi eccitate un pochino? No, ci ritroviamo. Ah, ok, ho capito, ma ognuno c'ha i gusti suoi, raga. E com'è che vi eccitate, che vi ritrovate un po' con questo personaggio? Perché? È personale. È personale, raga, non si può dire. Se l'avete capito, scrivetelo nei commenti, se l'avete capito. Senti, qual è la mossa del personaggio vostro? Com'è che fa? Io ci ho giocato un par di volte e mi pare un po' una pippa al sugo, mi pare. Detta sinceramente. C'ha lo spadone, zi. La spada vostra, dove sta? L'avete? Non c'è, zi, gli hanno rubata la spada. Su OnlyFans questo. Raga, qua abbiamo trovato pure la monocorno, giusto? L'unico monocorno. Perché avete scelto sto personaggio, raga? Perché da grande voglio fare l'unicorno. Da grande potevi essere qualsiasi cosa, da grande hai scelto di diventare. Ieri ho fatto la fatina. Si è evoluta l'evoluzione da unicorno a fatina. Certo. Tu invece, il tuo personaggio, chi com'è? Io sono Akali di League of Legends. Ah, tu da League of Legends. E qual è il personaggio tuo? Perché hai scelto sto personaggio? Perché è un personaggio che rispecchia molto la mia personalità e mi piace tantissimo come personaggio. Li flashi col giubbotto catalifrangente, diciamo. Senti, come ti chiami tu? Selene, non è quella Selene, raga. Non è quella Selene, è un'altra. No, Selene. Selene, ce l'hai finale. Tu invece come ti chiami? Aurora. Senti, raga, chiudiamo il video con voi. Mi raccomando, raga, iscrivetevi al canale e andatele a trovare. Se le vedete in giro per le fiere, prossima fiera che partecipate, qual è? Questa, Romix. Quindi, raga, se andate a Romix, scrivetelo nei commenti e iscrivetevi al canale. Noi invece ci vediamo a un prossimo video, mi raccomando, al video di venerdì, che c'è il video di ciò che succederà domani. C'è sta l'esibizione, sì, la gara. Ci state domani, raga? Ah, lei partecipa. Tu partecipi. Che fai domani? Non spoileriamo. Ci vediamo al prossimo video, raga. Sciocari.